Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Jai Shri Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Nel commento a questo verso, Srila Prabhupada dice: la differenza tra l'anima e la materia è che la prima possiede la coscienza, mentre la seconda ne è priva. La coscienza è dunque suprema ed eterna, non è il prodotto di un aggregato di elementi materiali. Quindi, poi leggeremo anche altri versi, in questa parte della Bhagavad Gita, Krishna sta spiegando ad Arjuna come poterlo riconoscere nei vari aspetti, nell'universo, nelle varie situazioni che si vengono a creare. Allora, per noi è un po' più difficile andare in certi ambiti. Perché non abbiamo dimestichezza con il Samaveda o con i Marici, Marut, eccetera. Però ognuno di noi ha dimestichezza con la propria coscienza, siamo coscienti, e questo è un dato di fatto oggettivo che tutti noi possiamo sperimentare. Alzi la mano chi non è cosciente. Nessuno. Alzi la mano chi è cosciente. Non vedo Domenico, non vedo la mano di Domenico. No, scherzo, so che ci sei. Se non hai messo la telecamera vuol dire che c'hai bimbi lì. Me li posso immaginare. Allora, siamo tutti coscienti, giusto? Quindi questa è la prova che noi non siamo materia, perché la materia non ha coscienza. La materia prende coscienza se l'essere spirituale gli dà vita, gli dà energia. A un certo punto anche la materia può prendere coscienza. Può essere pervasa dall'energia. La coscienza è l'espansione dell'energia dell'anima, praticamente parlando. Quindi, perché il movimento per la coscienza di Krishna è un movimento che praticamente può dare energia, l'energia della coscienza di Krishna, a chi è assorto ed è identificato con la materia. Quando una persona è identificata con la materia, realmente non è cosciente. È come una persona che dorme. Vedo te, Gayatri, ma non so come mai, forse. Una persona che dorme non è cosciente. Sì, è cosciente, ma è come cioè, se c'è un intervento chirurgico, no? La persona è viva, ma non è cosciente di quello che le sta accadendo. Così chi vive identificato con il corpo, praticamente parlando, è materia. O materia fisica o materia sottile, quindi o identificato con il corpo e sta tutto il giorno a pensare al corpo, a guardarsi al Darpana, Cheto Darpana Marjana, dice Chaitanya Mahaprabhu, che il canto del mantra ha il potere di liberare lo specchio. E lo specchio della mente.
E lo specchio in sanscrito si chiama Darpana e Darpa vuol dire orgoglio, pride, orgoglio. Darpana vuol dire che dà orgoglio. E infatti, quando uno si guarda allo specchio, dice: guarda qua. E infatti la storia della cos'era Biancaneve di 7 anni che si guardava allo specchio e diceva: dimmi chi è la più bella del reame, giusto? Darpana e dà orgoglio. Infatti Bhaktisiddhanta Sarasvati non usava gli specchi, nemmeno per farsi il tilak. Più uno si guarda allo specchio, più vuol dire che è identificato con il corpo. Ma se non serve lo specchio, perché la mente è un altro specchio. Quindi, se noi ci identifichiamo con la mente, anche la mente continua a proiettarti immagini che tu sei comunque il migliore. Cioè stai facendo delle cose meravigliose, tu. Perché? Perché questa è l'anima che proietta attraverso il falso ego la realtà. Quindi, per tornare al discorso di prima, il movimento per la coscienza di Krishna è un movimento di coscienza, quindi trasporta la coscienza di Krishna nel mondo materiale dove le anime condizionate sono coscienti, ma fino a quando uno non è cosciente di Krishna e non è cosciente della sua vera identità spirituale, è praticamente parlando come materia. Perché è identificato con la materia, o grossolana o sottile. Quindi, se tu vai da una persona che sta andando con la bandiera allo stadio e gli dici canta Hare Krishna, tu non sei questo corpo di materia, e lui ti dice: io vado ad adorare quel giocatore, quei giocatori, perché quella è la mia. Quindi non ti ascolta, praticamente è materia. Allora, il compito del movimento per la coscienza di Krishna è un compito molto delicato, importante, ed è il compito più difficile che ci sia, perché è riuscire a portare la coscienza di Krishna a chi è identificato con la materia. E a diversi livelli lo siamo tutti, perché noi siamo entrati in contatto con la coscienza di Krishna, ma fino a quando non diventiamo totalmente assorti nella coscienza di Krishna, quindi fino a quando non siamo completamente pieni dell'amore per Krishna, a diversi livelli siamo incoscienti, siamo materie, o grossolana o sottile. Ecco perché dobbiamo seguire le direttive del maestro spirituale, perché il maestro spirituale è in contatto con il suo maestro spirituale e attraverso la parampara ci dà gli strumenti per diventare coscienti di Krishna. Però cosa fa l'anima condizionata? Entra in contatto con la coscienza di Krishna, ma per una serie, tanti motivi che adesso non stiamo ad analizzare, mette il freno a mano, a diversi livelli, o schiaccia il freno, mette il freno a mano, ha paura, no? Di liberarsi. E qual è questo freno a mano? È che inizia entusiasta. Entusiasta di seguire, di servire, di ascoltare, perché sente la gioia nel cuore che viene dalla coscienza di Krishna. Finalmente si sta risvegliando dopo vite e vite di dormiveglia o di addormentamento totale. Finalmente apre gli occhi e comincia a svegliarsi. Poi però gli anartha subentrano, i suoi attaccamenti subentrano.
E allora come fa a frenare, a mettere il freno a mano? Comincia a fare di testa sua. Fino a quando ha seguito per un minuto, un giorno o 6 mesi le istruzioni del maestro spirituale che è collegato con la Parampara, si è creato questo collegamento di coscienza, quindi ha smesso di essere materia ed è diventato energia spirituale. Ma se non stiamo attenti a mantenere costantemente il collegamento, lo perdiamo o ne perdiamo una parte o una parte importante. Quindi poi il processo della coscienza di Krishna non funziona più. E se non funziona il processo della coscienza di Krishna, siccome noi siamo esseri spirituali eterni e la coscienza è l'energia dell'anima, ma questa coscienza proietta l'energia dell'anima attraverso il falso ego. E allora ci identifichiamo nuovamente con la materia. Allora, prima eravamo entusiasti di servire, di ascoltare, di fare quello che ci veniva detto di fare dal maestro spirituale o dai maestri spirituali. Poi cominciamo a fare di testa nostra. E questo è un grosso handicap per il progresso spirituale. Questo è un grosso handicap del quale dobbiamo guardarci molto attentamente, altrimenti pensiamo di essere coscienti di Krishna, ma è la mente che proietta, che ci dice tu sei cosciente di Krishna, ma è anche quella è una proiezione della mente. Per avere la prova che noi siamo coscienti di Krishna, qual è la prova che siamo coscienti di Krishna? Qual è il segnale? Chi risponde a questa domanda? Uno dei segnali, non ce n'è una sola di risposte, però sentiamo chi vuole. Maggi Prabhu, che Hare Krishna, Pepe. pensiamo sempre a Krishna. Ok, ma anche questo Krishna al quale pensiamo potrebbe essere la proiezione della nostra mente. E infatti ci sono dei devoti che seguono per un po' gli Acharya e poi cominciano a pensare di essere dei pavoni, di aver già raggiunto la loro Svarupa Siddhi. E quel pensiero di Krishna cos'è? È una proiezione della mente, quindi la tua risposta non è completa. Cioè, teoricamente sì, ma praticamente parlando Hare Krishna Prabhu, omaggi. Io Hare Krishna, Fabrizio. penso che non si percepisce più la paura riguardo qualsiasi cosa succede durante la vita quotidiana. Sì, questo può essere un segnale, però anche Braveheart non aveva paura. Anche Robin Hood, Robin Hood è un po' una leggenda, Braveheart invece come si chiamava? Era storia vera. Anche questi che schiacciano i bottoni di paura non ne hanno tanta se fanno ammazzare 20.000 soldati per i loro interessi personali. Quindi anche questa risposta non è completa. Hare Krishna, Prabhu, arrivò. Arrivò Beniamino, Back in the game. back again from Houston. Ma Arrivò, vedete mi che omaggio. Hare Krishna, per un po' non c'eri perché avevi lezione lunedì, eh? Teaching, avevo questo momento teaching, ora è finito. Sono back in the game. A mezzogiorno ci sono. Teaching at the university. Bene. Arrivò. Arrivò. Allora, per rispondere alla tua domanda, come dici te, penso ci sono tante risposte, alcune l'attitudine al servire Vaishnava,
essere sempre contenti di sentire Krishna Katha, sentire parlare di Krishna, leggere di Krishna. E queste, per esempio, possono essere due. Bene, questo ci avviciniamo già di più. Ma c'è una risposta che chi fa il Mongol Arctic tutte le mattine, e il Mongol Arctic non deve essere necessariamente fatto al tempio. Io, per esempio, quando viaggio, ultimamente sto viaggiando un po' di più, se non sono al tempio, il Mongol Arctic me lo faccio cantando il Guru Vastaka mentre mi preparo, no? Dopo che ho fatto il tilak, per esempio, io comincio a cantare Samsara Dhavana e sono al Mongol Arctic, perché Vishwanatha Chakravarti Thakur ha detto che chi canta il Mongol Arctic, il Guru Vastaka al Brahma Murta, si libera dal ciclo di nascite e morti. Adesso forse Abiram mi corregge, che ha detto anche una cosa più specifica, ma non la ricordo. Allora, la risposta è negli 8 versi. La risposta che comprende tutte le altre risposte è negli 8 versi del Guru Vastaka, soprattutto in uno. Quindi qui cominciamo a dare come si chiamano, degli aiuti che dovrebbero fare. Che il devoto è sempre in estasi, sempre felice, sente sempre questa gioia di servire. Questo è Questo. parzialmente anche quello che ha detto Beniamino, cioè serve il Vaishnava che ascolta Krishna Katha, è felice, eccetera. Va bene? Allora, se nessuno ha la risposta completa, Non commette offese. E non commette offese. non commette offese, anche questa potremmo considerare una risposta parziale, perché se uno sta fermo e non fa niente dalla mattina alla sera, anche, magari non, può anche non commettere offese. Ma allora vi dico quello che non dico io, che dice Vishwanatha Chakravarti Thakur nel Guru Vastakam. L'ultima strofa dice: Yasya prasada Bhagavat prasado, Yasya aprasada nagati kutopi. Dhyayam stuvam stasya yashastri sandhyam vande guru shri charanaravinda. Quindi glorifica il maestro spirituale perché libera dal ciclo di nascita e morti, perché canta i santi nomi in estasi, eccetera, no? Fino a lui, perché ci inizia l'adorazione delle divinità, ci insegna l'adorazione delle divinità, ci insegna a pulire il tempio, ci insegna a cucinare il prasada, a offrire questi quattro tipi, Chaturvidhashri Bhagavat Prasada, a offrire questi quattro tipi di alimenti che si possono, quattro tipi di alimenti che si possono masticare, leccare, succhiare e bere, e poi ci fa entrare nei lila di Krishna, di Radha Krishna. Quindi il maestro spirituale praticamente dalla A alla Z ci spiega come essere coscienti di Krishna. Ma l'ultimo, ed è per questo che il penultimo verso dice Sakshat Dharitvena Samasta Shastri, bisogna considerare il maestro spirituale, bisogna onorarlo come il Signore Supremo stesso. Perché? Perché è grazie al maestro spirituale che noi possiamo conoscere Krishna. E alla fine dice Yasya Prasada Bhagavat Prasada. Per la sua misericordia noi riceviamo la misericordia di Krishna. Yasya aprasada nagati kutopi. E se non riceviamo la sua misericordia, nagati kutopi, letteralmente vuol dire na non gati meta, non raggiunge nessuna meta. Quindi noi, se non riceviamo la misericordia del maestro spirituale, in pratica non andiamo da nessuna parte, non riusciamo
a progredire spiritualmente. Quindi il vero segnale del nostro progresso spirituale è nella soddisfazione del maestro spirituale che arriva attraverso la sua misericordia. Quindi siamo riconosciuti dal maestro spirituale che ci dice: bravo, o brava, stai facendo un buon servizio a Krishna. E attraverso le sue benedizioni noi possiamo progredire. Altrimenti, se non c'è questa misericordia, vuol dire che noi continuamente proiettiamo. Siccome abbiamo proiettato, ci siamo guardati allo specchio per vedere quanto eravamo belli per 10, 100, 1000 milioni di vite, e ci siamo proiettati nella mente che ci ha detto quanto eravamo in gamba, i migliori o i peggiori. O i migliori o i peggiori, perché la mente proietta anche così, perché anche lo specchio proietta che se tu sei bello e giovane ti dice sei il più bello, se sei brutto e vecchio ti dice guarda quante rughe hai, guarda lì che disastro, quindi è sempre una proiezione. Allora, dopo milioni di vite nelle quali abbiamo proiettato, grazie al maestro spirituale, possiamo smettere di proiettare. Apro una piccola parentesi perché sembra che Kama Gayatri stia parlando da sola o sta spaziando, invece sta traducendo, vero, per Karina, che è lì vicino in inglese. Ok, chiudo la parentesi. Va bene, allora questo deve essere il nostro punto di riferimento. Ecco perché Krishna dice: cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande e servilo. Non è che dobbiamo scoprire l'acqua calda, perché l'acqua calda l'hanno già scoperta, perché questo è il principio che leggiamo nello Srimad Bhagavatam, che Krishna dà la conoscenza a Brahma e Brahma attraverso la successione dei maestri spirituali è arrivato fino a qui, oggi, che stiamo studiando la Bhagavad Gita. Quindi, per tornare al discorso della mente, tra i sensi sono la mente è, quando è l'amica dell'anima e quindi le permette, è come questo computer, anche questo computer è una proiezione. Giusto, stiamo proiettando tutta una serie di immagini in questo momento, ma queste immagini ci fanno identificare con la verità assoluta, quindi con la coscienza di Krishna. Se cambiamo canale, mettiamo la partita, lo stesso computer fa un disastro perché ci proietta nell'identificazione con il corpo. Così la mente, perché dice tra i sensi sono la mente? Perché la mente ha questo potere sconvolgente, e cioè che ci può far proiettare, può identificare con la materia o ci può aiutare a liberarci dall'identificazione con la materia. Ma solo se avviciniamo un maestro spirituale e seguiamo le sue istruzioni arriviamo a questo obiettivo, altrimenti è solo un'altra proiezione della mente. E succede che uno va su Facebook, e salutiamo gli amici che ci seguono via Facebook, e quindi non abbiamo niente contro Facebook se è messa a servizio di Krishna, ma può essere un'arma a doppio taglio perché appena finisce la proiezione che viene dal mondo spirituale, cioè la Bhagavad Gita che stiamo diffondendo, e uno comincia a spaziare su Facebook, e Facebook ne ha un'infinità perché l'hanno studiata apposta, quindi dal giocoliere che fa sparire le cose, a poi tutte le trasmissioni che mandano, i filmati della natura e l'amore per gli animali e compagnia bella, e ti ritrovi dopo 2 ore con la lingua fuori e con l'energia che dovevi impegnare al servizio di Krishna, l'hai impegnata per diventare
per andare in Maya praticamente, e quindi ti riidentifichi con la materia. Così la mente funziona nello stesso modo. Allora, come fare a utilizzare la mente perfettamente? Riconoscendo che Krishna, riconoscendo Krishna. E come si fa a riconoscere Krishna? Seguendo le istruzioni di chi ha conosciuto Krishna, di chi conosce Krishna e ci può indirizzare nel modo giusto. Se facciamo così, usciamo dal labirinto e in pochissimo tempo possiamo fare dei progressi spirituali incredibili e aprirci la strada verso il mondo spirituale. Se iniziamo a fare di testa nostra, e io rimarco sempre questo punto perché ci sono passato per tanti anni, è l'inizio della fine. Uno pensa di essere cosciente di Krishna, ma poi inizia una sua proiezione della coscienza di Krishna che praticamente non lo porta da nessuna parte. L'esempio che fa Prabhupada è come c'è quella cosa nunziale, quella parata nunziale. Ed erano su questo barcone, hanno remato, remato nella nebbia tutta la notte e quando è sorto il sole si sono accorti che erano ancora lì perché non avevano tolto l'ancora. No? E quindi nella nebbia di Maya, nella nebbia del Kali Yuga, nella nebbia di tutti i materialisti che ci circondano, uno rema, rama, rama, Hare, Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 e poi si ritrova a mezzanotte che invece di dormire perché alle 4 deve alzarsi è ancora lì su Facebook a spaziare e al mattino si sveglia alle 8 e pensa subito che ha fame e dice vabbè, anche oggi è andata così. Quindi non c'è bisogno del maestro spirituale. Il maestro spirituale non è sempre lì che ti guarda con il cannocchiale e dice: eccolo qua, che sta facendo? La connessione col maestro spirituale, perché c'è Chaitya Guru che è nel cuore e c'è Siksha Guru, Diksha Guru che sono all'esterno. Quindi il maestro spirituale è connesso attraverso il Paramatma. Allora, se noi serviamo bene il maestro spirituale, il Paramatma ci connette con il maestro spirituale. Quindi il maestro spirituale sa quello che noi stiamo facendo, anche se non ci vede. Perché noi sappiamo se stiamo soddisfacendo il maestro spirituale con il nostro servizio oppure no. Va bene? Quindi il fatto di avvicinare il maestro spirituale, di avere un punto di riferimento che ci guida, e questo è quello che spaventa di più l'anima condizionata. Più è condizionata, più questa cosa lo spaventa. Più un'anima è liberata, questa cosa lo fa innamorare. E infatti Prabhupada di chi parlava sempre? Del suo maestro spirituale. E voi siete stati mandati dal mio maestro spirituale, grazie al mio maestro. Quante volte ha citato Bhaktisiddhanta? Cioè noi leggiamo i suoi libri, migliaia di volte nelle sue lettere, nelle sue istruzioni, cita il maestro spirituale e di lui non parla mai, o quelle rare volte che parla di sé, lo fa per farci apprezzare ancora di più la coscienza di Krishna. Come stamattina abbiamo letto la Lilamrita, quanti di voi erano in diretta sulla Lilamrita stamattina? Alzi la mano. No? Abbiamo letto che Prabhupada al negozietto, lì è bellissimo, cioè ti fa entrare in questo film meraviglioso e questi hippie al negozietto che cucinavano, che facevano, no? E Prabhupada era sempre disponibile e ogni tanto gli raccontava della sua vita, di quello che aveva fatto, ma mica lo faceva per falso ego, non era la proiezione della sua mente,
Quello lo faceva per attrarre questi ragazzi e farli diventare coscienti di Krishna in modo, diciamo, indiretto, no? Perché in certi momenti parlava direttamente di filosofia, in altri momenti gli faceva apprezzare la cultura Vaishnava da altri punti di vista. Quindi noi dobbiamo chiarire bene questo punto, se vogliamo capire la Bhagavad Gita. Allora, la conoscenza divina si rivela nel cuore perché è Krishna che ci ispira dall'interno, no? E ci fa capire tutto. Va bene, altre domande? Avete domande su questo punto? Leggevo Sì? qua, no? A proposito del freno a mano, che spesso il devoto parte con entusiasmo e dopo tira il freno a mano perché ha paura, no? Cioè, leggevi cosa, gli appunti che hai segnato? Qualche settimana fa avevo scritto: dobbiamo diventare un altro, no? Abbiamo come paura perché dobbiamo diventare un altro. Sì. Ma la domanda qual è? La domanda, siccome appunto questo freno a mano me lo sento dentro, capito? E quindi è come, no, se potevi approfondire questo argomento qua, di diventare un altro, la persona pensa. Sì, quella volta che dissi diventare un altro, in realtà è perché l'anima è come uno che dorme, pensa di essere il re in quel momento, che ne so, sta facendo qualsiasi, si identifica con un'altra persona rispetto, o anche con se stesso, ma in un'altra dimensione. Chi va a svegliarlo? Per chi dorme, chi ti sta svegliando ti obbliga a diventare un altro. Cioè, tu pensavi di essere la regina d'Inghilterra, quindi stavi dicendo al ministro: ministro, quindi tu eri identificato con la regina d'Inghilterra. Arriva chiunque e ti sveglia e ti dice: Elisabetta, sono le 4:30. E tu gli dici: ma ministro, lasciami in pace. Cioè, perché sei identificata con il sogno. Quindi chi ti sta svegliando è un disturbo per te. Ma in realtà chi ti sta svegliando e tu pensi che ti faccia diventare un'altra. In realtà lui ti sta liberando dall'identificazione che hai con un'altra che non sei tu. Quindi la tua paura viene, più uno ha paura di seguire le istruzioni del maestro spirituale e più si sta aggrappando alla concezione illusoria che ha di sé. Più segue alla lettera le istruzioni del maestro spirituale dal momento in cui ti svegli, e cioè ti svegli quando te l'ha detto il maestro spirituale, e dal momento in cui ti svegli a quando vai a dormire, tutto quello che fai è quello che ti ha detto di fare il maestro spirituale. Questo è il sintomo che o ti sei liberata o ti stai liberando dalla regina d'Inghilterra, per fare l'esempio di prima. Quindi ti stai liberando, ma perché è più difficile liberarsi perché questo è un sogno ad occhi aperti, questo è un sogno reale, proprio reale nel senso quello là. È più reale di quello della regina d'Inghilterra, perché, come spiega lo Srimad Bhagavatam, questo sogno è così reale che illude persino gli esseri celesti. E quindi uno pensa: la mia casa, i miei figli, il mio lavoro, io è mio, no? Si identifica con un personaggio, ma di questi personaggi noi ne abbiamo passati centinaia e migliaia. Allora, le istruzioni del maestro spirituale ti fanno paura. Perché? Perché sai che seguendo quelle istruzioni tu ti distaccherai da questa concezione errata che hai di te. Però siccome
l'anima condizionata è molto attaccata a questa concezione errata, più è attaccata e più lo dimostra non seguendo le istruzioni del maestro spirituale. A un certo punto si sviluppa quello che viene chiamato Nisiddhacara. Chaitanya Mahaprabhu spiega che ci sono sei erbacce, no? Bisogna diventare dei giardinieri e piantare il seme e annaffiarlo con l'acqua del canto dei santi nomi. Però il rischio qual è? È che tu annaffi, ma sbagli pianta, cioè invece di estirpare le erbacce, le coltivi pensando che siano la pianta giusta. E allora Nisiddhacara è un'erbaccia. Nisiddhacara vuol dire un comportamento imperfetto, imperfetto in accordo alle istruzioni del maestro spirituale. Quindi, il maestro spirituale ti ha detto svegliati presto e tu ti svegli tardi. Ti ha detto sii pulita e tu non sei pulita. Capito? Cioè, qualunque cosa ti ha detto di fare il maestro spirituale, te ne infischi e fai di testa tua. Questa è la prima erbaccia, Nisiddhacara. La seconda poi che subentra in automatico è cutinati, duplicità. Perché? Perché l'anima, che è parte di Krishna, se sta ascoltando la coscienza di Krishna dal maestro spirituale, vuol dire che sa quali sono le cose giuste da fare. Almeno una parte, perché se no non stava ad ascoltare, no? Sarebbe già andata in Maya un'altra volta. Invece no, c'è una parte che è curiosa. No? È curiosa, pur di soddisfare la sua curiosità, ascolta, ma l'altra parte è così attaccata e così condizionata che non ascolta per niente. Allora uno diventa, come conseguenza di Nisiddhacara, diventa cutinati, che vuol dire duplice. Quindi davanti si fa vedere come un devoto, ma in realtà dentro non lo è. Davanti sembra che ascolti il maestro spirituale, ma poi appena il maestro spirituale chiude la connessione, fa completamente di testa sua. Allora questo è il freno a mano, ma non lo dico io, lo dice Chaitanya Mahaprabhu nei suoi insegnamenti a Rupa e Sanatana Goswami. Nisiddhacara cutinati, Jiva Himsa. Jiva Himsa, la terza erbaccia, vuol dire diventa violento. Fa violenza alle give e la violenza più grande consiste nel non diffondere la coscienza di Krishna agli altri e a se stesso. Quindi può diventare violenta nel senso che ha poca considerazione, anche diventa poco rispettoso nei confronti degli altri. Ma soprattutto perde la connessione con la coscienza di Krishna. Quindi, quando incontra le persone, ha perso la connessione con la sua coscienza di Krishna, e quando incontra gli altri, invece di offrire la coscienza di Krishna, gli offre qualsiasi altra cosa, pensando che sia la cosa giusta, come quelli che danno 2 euro a quello lì che ti chiede l'elemosina, e poi quello lì si va a fare le dosi di eroina e tu sei convinta di aver fatto una cosa giusta e invece hai fatto la cosa sbagliata per finta pietà, per pietà ipocrita. Questo è il punto, no? Quindi questo è il freno a mano e poi le altre tre sono più sottili, labha, puja, pratishtadi, no? Uno diventa avido, attaccato ai suoi possedimenti, attaccato ai suoi tempi, attaccato. Invece quando il devoto segue diligentemente non ha più niente di suo. Anche le 24 ore non sono più sue, appartengono a Krishna attraverso il maestro spirituale, non ha più niente di suo. Quindi non è per niente avido. Invece chi con il e uno canta Hare Krishna. Ma invece di annaffiare la pianta originale, continua ad annaffiare Nisiddhacara, Kutinati, Jiva Himsana, Labha, Puja, Pratishtadi, Upashakagan. E quindi poi
Sviluppo del potere, il canto del mantra ti fa sviluppare del potere, ma lo usi per renderti importante, no? Perché se no non ti ascolterebbe nessuno, magari nel mondo, e invece così continui a parlare della Bhagavad Gita, di Krishna, ma non sei realmente collegato né alla Bhagavad Gita né a Krishna. Quindi, però, gli altri che ti ascoltano ti danno importanza, e quindi questa puja è adorazione. In pratica, attrai l'attenzione degli altri superficialmente, perché non stai sperimentando il vero piacere della coscienza di Krishna. Lava puja pratishtadi e adorazione e posizione, quindi questo lo si vede col tempo, più passano gli anni e chi non è attento a curare questi dettagli si crea una posizione nell'ambito, tra virgolette, spirituale alla quale rimane attaccato. E quindi la tiene a tutti i costi, anche se in realtà di coscienza di Krishna c'è ben poco. Quindi ecco cos'è il freno a mano. Il freno a mano è questo, e se noi la paura di diventare un'altra ce l'ha l'anima condizionata, che è così attaccata a tutte le sue convinzioni. La coscienza di Krishna è un metodo perfetto che ci porta fuori da questo garbuglio mentale. E se Chaitanya Mahaprabhu, cioè noi dovremmo pensare, la coscienza di Krishna è meravigliosa, il metodo che ci ha portato a Srila Prabhupada è stupendo, non ha precedenti, non ha pari, non c'è niente che nemmeno lontanamente gli somiglia, ma se fosse facile. Se fosse facile, ma a quest'ora c'erano già, cioè mezzo mondo era già cosciente di Krishna in 50 anni. Ma se invece non siamo in Italia, se tu vai in giro e dici Hare Krishna, in quanti ti dicono Haribol? In quanti? Qual è la percentuale? Perché non è facile. Non è facile. È facile per chi lo sa fare. Perché ormai è come un musicista, per lui è facile suonare bene, perché ormai lo sa fare, ma per arrivare a suonare così ha fatto milioni di scale, ha suonato di notte, ha pianto perché in certi momenti voleva prendere quello strumento e buttarlo dalla finestra e buttarcisi anche lui insieme, no? No, invece no, ha vinto tutte queste difficoltà e adesso quando suona tutti già applaudono. Eh? Ma è facile per lui o per lei. Invece, per arrivare a un buon livello in tutto quello che c'è in giro nel mondo, anche per diventare un buon meccanico non è facile. O anche un buon muratore. Uno può fare il manovale per 30 anni e non saper mettere una pietra dritta sull'altra, e nessuno gli farà mai costruire un muro, perché qualcuno che ci ha provato poi ha fatto l'effetto Torre di Pisa. E quindi l'amico gli ha detto: guarda, se cerchi un muratore, non chiamare lui, chiama un altro. No? Quindi anche per fare il muratore non è facile, ma per praticare il Bhakti Yoga, che è l'unico metodo che ci permette di conoscere Krishna e di innamorarci di Krishna, secondo voi è facile? No, no. Ma se seguiamo le direttive di chi ha applicato questo metodo e chi ti dimostra che lo sta applicando in modo corretto perché sta sviluppando i sintomi che sono il prodotto che si ottiene e praticando bene questo metodo, allora diventa semplice. È semplice, ma non è facile. Basta alzarsi tutte le mattine a una certa ora, basta seguire quattro principi regolatori, basta evitare le 10 offese, basta non associarsi con mai, basta fare tutta una serie di cose, allora diventa facile. E allora dopo capisci che
che pensavi di essere un'altra e adesso finalmente sei ritornata ad essere te stessa. Ma lo capisci dopo solo se ricevi la misericordia del maestro spirituale. Altrimenti uno può cantare Hare Krishna per 40 anni e non uscire dalla mente neanche 3 minuti. Va bene, spero di aver approfondito questo tema e se avete altre domande. Siccome questo verso parlava della mente, e poi dice tra i sensi sono la mente, quindi anche i sensi sono molto importanti. Volevo toccare questo punto, però se avete domande su questo argomento che abbiamo trattato fin qui, sì? Arrivo all'Hare Krishna, mio omaggio, Prabhu. Hare Krishna, Carlotta. Ciao. Jai, io volevo toccare un attimo un argomento che riguarda il maestro spirituale, nel senso che con grande anche imbarazzo ne vorrei parlare qui con voi, nel senso che mi capita di provare non né invidia ma una gelosia, cioè come se, la mia domanda è questa, cioè noto che provando gelosia, cioè è normale, però è sbagliato provare gelosia nei confronti del maestro spirituale, cioè rispetto a come lui si pone con gli altri devoti, no? E quindi vorrei capire qual è il giusto approccio, qual è l'approccio corretto verso il quale noi dobbiamo porci nei confronti del maestro spirituale. Cioè togliere questo difetto, ecco, penso che sia un difetto, perché fa vivere anche male, se mi spoglio, sinceramente. Ma quello che dici tu è l'effetto, non è la causa. Cioè, se tu ti misuri la febbre, non è colpa del termometro se fa 38 o 39. Lui ti misura l'effetto, non è che se rompi il termometro poi ti passa la febbre. Il termometro ti sta solo dicendo che hai la febbre. La causa della febbre devi capire qual è. Quindi il fatto di provare dei sentimenti non positivi, comunque, perché gelosia o invidia, o addirittura sviluppare un atteggiamento offensivo. Mazzaria è invidia, ma letteralmente mazzaria vuol dire senso di competizione. Quindi vediamo che il maestro spirituale è a un livello al quale noi non possiamo accedere e quindi diventiamo invidiosi nei suoi confronti. Questo è il sintomo che non stiamo seguendo bene le istruzioni che ci ha dato il maestro spirituale, ma invece di seguire le istruzioni imitiamo, vogliamo imitare. È la stessa differenza che in sanscrito si dice Anukaran e Anusaran. Anusaran viene da Sara, che vuol dire essenza, e seguiamo l'essenza del maestro, seguiamo l'essenza dei suoi insegnamenti. Anukaran invece vuol dire seguiamo, lo imitiamo. Allora noi non dobbiamo diventare degli imitatori, perché diventiamo ridicoli. O meglio, all'inizio un bambino cosa fa? Imita tutto quello che fa la mamma. Ma quando è un bambino, tu non vedi che, sì, ti fa sorridere, però sai che è una fase bambinesca e lui l'unico modo che ha di fare è quello di imitare la mamma. Quindi la mamma gli dice mamma e lui ripete mamma. Così il maestro spirituale all'inizio ti guida come un bambino e ti dice fai gli omaggi e tu fai gli omaggi. Ma la tua pratica, che si chiama Bhajana Kriya, non è proprio bhajan, ma è bhajana kriya, che vuol dire un bhajan ipotetico, no? Ma seguendo il bhajana kriya, se sotto le istruzioni del maestro spirituale, arrivi ad anartha nivritti, che è la liberazione dagli anartha. Ecco perché non è facile la coscienza di Krishna, non perché
stiamo dicendo alla gente di stare a testa in giù per 7 ore al giorno, perché lì diventava anche complicato e difficilissimo, quasi impossibile. Ma perché chiunque entra in contatto con un maestro spirituale, ossia con la coscienza di Krishna, dopo un po' si ritrova ad avere a che fare con gli anartha che ha nel cuore, e c'è chi è disposto a liberarsene, perché è sincero nella sua ricerca e soprattutto è anche un po' arrivato alla frutta nel mondo materiale, nel senso che solo quando vedi proprio l'inutilità di questo mondo, magari ne hai passate anche parecchie che ti hanno portato o in questa vita o nelle vite precedenti, dici: ma chi me lo fa fare di sforzarmi in questo mondo così illusorio, no? Metto la mia energia al servizio di Krishna. Quindi quando Dadami Buddhi Yogam Tam, dice Krishna nella Bhagavad Gita, l'intelligenza spirituale è questa, che tu ragioni, ma ragioni in modo cosciente di Krishna. Allora, quando noi siamo disposti a seguire le istruzioni del maestro spirituale e non a imitarlo, cominciamo a purificarci. Questa purificazione ci dà la vera gioia, perché l'anima, quando si libera dagli anarti, comincia a sentirsi più leggera e comincia a volare praticamente, e l'anima che vola è in estasi. E questa estasi ti fa, se è genuina, ti fa sviluppare un senso di gratitudine nei confronti di chi ti ha permesso di volare. E allora la gratitudine si manifesta nel servizio. Senti gratitudine, abbiamo letto stamattina che hanno fatto questa sorpresa a Prabhupada e senza che lui sapesse niente hanno rinnovato il tempio, l'hanno imbiancato, hanno messo finalmente una predella con un cuscino. Fino a quel punto Prabhupada era seduto su una stuoia, cioè l'acharya più importante nella storia del genere umano, di questo Kali Yuga, che si sedeva per terra con degli hippie, no? E non è che Prabhupada dopo è cambiato, era sempre lui. Quindi tutta la conoscenza che aveva, sicuramente poi l'avrà potenziata ancora di più, ma sapeva già tutto quello che stava facendo. Ma questa è l'umiltà del maestro spirituale. Allora, se noi imitiamo il maestro spirituale, per un po' funziona. Però quando il bambino cresce, se è sano, smette di imitare e comincia a imparare. E quindi torna a casa dalla mamma e gli dice: mamma, ho imparato questo a scuola. E la mamma è contenta. Se invece continua ad imitare la mamma, vuol dire che purtroppo ha degli handicap. Infatti chi ha degli handicap non riesce a muoversi, non riesce a proferire, e continua solo a imitare i genitori. Quindi questo è l'errore che purtroppo si commette. Non vorrei allargarmi troppo, quasi sempre. Quindi fa parte del gioco, e fa parte del gioco mettersi in gioco. Se uno non è disposto a mettersi in gioco, o diventa un ipocrita e fa finta di seguire e pensa che il maestro spirituale non lo vede, oppure si allontana dalla coscienza di Krishna, dice: no, questi qua pensano di saper tutto loro, e comincia a sviluppare invidia che si trasforma in malevolenza nei confronti del maestro spirituale. Quindi comincia a trovare i difetti, a fare offese, e quelle offese sono la causa della caduta. Caduta significa dimenticanza, significa che ritorni a identificarti con il corpo di materia, e a quel punto i parenti diventano le persone più importanti della tua vita, quello che dice il telegiornale diventa la legge che viene molto prima della Bhagavad Gita, e tutte le vetrine dei negozi diventano tue perché non vedi l'ora di comprarti la cosa che permette di attrarre l'attenzione degli altri. Quindi c'è questa identificazione, e questa è la causa
del non apprezzare il maestro spirituale. Se invece noi seguiamo le istruzioni del maestro spirituale, sviluppiamo amore per il maestro spirituale, ci innamoriamo, cioè gratitudine che si trasforma in amore, ma perché? Ma perché se non fosse stato per lui o per lei, eravamo all'inferno, perché con il karma che avevamo, eravamo all'inferno, prossimi all'inferno. Ma non so se voi leggete il quinto canto o il terzo canto, andate a vedere com'è la situazione nei pianeti infernali. Io, per carità, preferirei non andarci. Allora, uno che ti salva dall'inferno non è uno che ti ha salvato che stavi cadendo sotto un tram. Stavi cadendo sotto 100 miliardi di tram, perché saresti morta e rinata, capito? Ecco perché la gratitudine del discepolo nei confronti del maestro spirituale è infinita, perché è infinita la misericordia che il maestro spirituale ci ha donato, ci ha saputo donare. Allora, tutto questo però lo si capisce gradualmente più diventiamo dei sinceri discepoli. Più continuiamo a fare di testa nostra e più sviluppiamo invece dei sentimenti che non sono adeguati. Comunque, brava che hai esternato questo tuo stato d'animo, perché può essere di stimolo anche per chi magari lo sente, ma non ha il coraggio di esternarlo. Ho risposto? Sì, grazie. Sicuramente, come dici tu, io evidentemente mi trovo in un momento in cui non sto, c'è qualcosa che commetto, che faccio, forse nel canto dei nomi, e mi sta portando un po' di difficoltà sulla crescita, sul cammino, tutto qui. Grazie, Prabhu. Hare Krishna. Dai, Hare Krishna. Allora, sono altre domande o commenti? E dice tra i sensi sono la mente. Allora, i sensi, quando nel secondo capitolo, Krishna dice ad Arjuna: Matrasparsha stu kaunteya shitoshna sukadukada agamapaino nityastam stitikshasvabharata. Effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno, sono dovute all'incontro dei sensi con la materia. E qual è la soluzione? Bisogna imparare a tollerarli. E è interessante questo aspetto che chiama i sensi matra, no? Un altro nome dei sensi, un sinonimo, che matra vuol dire sensi, ma in sanscrito letteralmente vuol dire misura. Allora, ascoltavo oggi una bellissima lezione di Bhaktivedanta Maharaj, la santità Bhaktivedanta Maharaj, che spiegava bene questo punto, e cioè che la parola metro viene da matra in sanscrito. Infatti la misura è il metro, hanno fatto quella misura. E perché la chiama misura i sensi? Perché noi con i sensi continuiamo a misurare, no? Con il gusto misuriamo la dolcezza, l'amarezza, il piccante, insomma, misuriamo, no? Con l'olfatto misuriamo quell'odore. Allora, se noi ci identifichiamo con il corpo, i sensi misurano, ma quando è caldo proviamo piacere, quando è freddo proviamo dispiacere, perché siamo nel mondo della dualità. Più ci identifichiamo con il corpo e più siamo vittime di questa identificazione, e più siamo costretti a subire la dualità del mondo materiale. Ecco perché è molto importante capire che non siamo questo corpo a livello teorico, ma poi bisogna realizzare di non essere il corpo, perché se uno lo, se no dire non siamo questo corpo, sì, non siamo questo corpo, e poi agisci come se fossi il corpo, perché ti identifichi col corpo, con i parenti, con gli amici, con la nazione e quant'altro. Dire non siamo questo corpo è facile, ma realizzarlo invece, per realizzare di non essere il corpo, bisogna seguire scrupolosamente le istruzioni degli acciari.
Cioè il maestro spirituale che noi abbiamo incontrato, che ci ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della coscienza, non è che si è svegliato un giorno lui ed è fine a se stesso, no, deve essere collegato con la Parampara. Quindi è rappresentante della Parampara e noi colleghiandoci col maestro spirituale ci colleghiamo con la Parampara. E solo se facciamo così ci liberiamo da questa identificazione. Altrimenti Maya è troppo più potente di noi. Scordiamocelo di riuscirci. È impossibile. Duratyaya dice, dai vihi esha gunamai, mamma Maya duratyaya, dice Krishna. Maya che è costituita da gunamai, dalle tre influenze della natura materiale, duratyaya, è insormontabile. Mam eva ye prapadyante, maya metam tarantite. Ma chi si abbandona a me ne varca facilmente i limiti. Cosa vuol dire abbandonarsi a Krishna? E ne abbiamo parlato fin qui. Bisogna smettere di identificarsi con la materia attraverso la mente condizionata. E l'unico modo per riuscire a farlo è seguire le istruzioni di un'anima liberata. Altrimenti ce lo possiamo scordare, anche se abbiamo ascoltato per la 108esima, si può dire 108esima volta, sempre le stesse cose. Ma anche 1080, le puoi ascoltare finché ti pare, ma non entra il messaggio, perché c'è quello che dicevamo prima, questo freno a mano. Allora, gli stessi sensi, infatti dice tra i sensi sono la mente, gli stessi sensi che ci portano al condizionamento, Sarvopadi Minirmuktam Tatparatvena Nirmalam, Rishikena Rishikesh Sevanam Bhakti Luchate. Cos'è la Bhakti? È un processo molto semplice, estremamente semplice. Gli stessi sensi che ti porterebbero al condizionamento materiale, perché tu tocchi e senti piacere e dici allora è mio. E il maestro spirituale dice no, caro mio, non è tuo, è energia di Krishna. Tu devi impegnarla a servizio di Krishna. Se Krishna lo permette, un pezzettino anche tua o anche tutta, ma se Krishna non lo permette, tu, anche se ti fa piacere toccare lì, non tocchi. È chiaro che tutti vorrebbero entrare in banca e prendere tutti i soldi che ci sono in banca e portare, ma anche solo una parte, e portarseli via, giusto? Anche chi lavora in banca, pensate a chi lavora in banca, è tutto il giorno lì che conta soldi, va a casa, la moglie fa: oh, ma qui non ci sono i soldi per pagare quelli. Ma come, ho contato soldi tutto il giorno e torno a casa mia moglie invece di... No? E quindi no, deve prendere solo la parte che è autorizzata. Ci sono certi che hanno fatto delle cose, lavoravano in banca e ogni tanto toglievano un euro a uno, un euro all'altro, si sono fatti dei conti, un sacco di soldi, poi sono andati anche in galera. Però non se n'è accorto nessuno per un po' e poi si sono scappati alle Maldive, non so. Però sono dei ladri. Così tu tocchi, se Krishna dice puoi toccare, tocchi. Se Krishna dice non puoi toccare, anche se è piacevole, tu devi imparare a distaccarti. Guardi, se Krishna dice contempla le murti le puoi contemplare, non c'è problema. Ma se contempli una forma che ti distoglie dalla coscienza di Krishna, anche se quella forma è attraente, il maestro spirituale dice non guardare. Perché se tu usi questi metri per la tua gratificazione dei sensi, entri nell'illusione materiale. Sia influenzata da gunamai, vuol dire influenzata dai guna, quindi può essere in virtù, in passione o in ignoranza. Non c'è differenza, comunque ti condiziona. Allora, Sarvopadi Vinirmuktam Tatparatvena Nirmalam.
se Rishikena, Rishikesh, se noi impariamo a usare i sensi, questi mantra, questi strumenti di misura, li impegniamo al servizio del maestro dei sensi, Rishikesh. Infatti qui oggi il verso dice tra i sensi sono la mente e poi tutti i sensi appartengono a Krishna, Rishikesh, che Rishika vuol dire sensi e Isha vuol dire signore dei sensi. Se noi impegniamo i sensi al servizio di Krishna, come stiamo facendo in questo momento? Noi stiamo impegnando i sensi per ascoltare la parola di Krishna, allora questo contatto è positivo per la nostra liberazione. Poi però, se noi impegniamo i sensi al servizio di Krishna, Krishna ci dice ascolta e metti in pratica le istruzioni del maestro spirituale, se noi ci fermiamo solo a un ascolto sterile e poi non seguiamo e non mettiamo in pratica, dopo un po' Krishna si sente preso in giro, dice ma come? Hai capito che per la legge del karma non devi mangiare la carne? Continui a mangiare la carne. Hai capito che per seguire la coscienza di Krishna non devi prendere intossicanti? Continui a intossicarti. Hai capito? E allora cosa hai capito? Qui non hai capito o non vuoi capire. E quindi e allora Krishna prende le distanze da chi non segue la disciplina. In che senso prende le distanze? Che non permette al devoto di sviluppare attrazione per lui. Perché la bhakti è semplicissima, ma è così meravigliosa, perché noi con la bhakti possiamo innamorarci di Krishna. E quando noi ci innamoriamo di Krishna, Krishna si innamora di noi. Quindi, e quando una persona si innamora, poi è pronta a fare qualunque cosa per l'amato, però Krishna si innamora solo di anime che hanno deciso di seguire strettamente le istruzioni degli Acharya, di essere grati agli Acharya, e lo dimostrano con il comportamento, con le azioni, non con le chiacchiere. Allora i sensi a quel punto diventano di Krishna e il Paramatma nel cuore tu tocchi e ti dice subito sì, no, sì, no, sì, no, perché sei nel mondo della dualità, quindi ogni cosa può essere usata al servizio di Krishna, sì, quello che non può essere usato, no, mi dispiace. E poi diventa... è come guidare la macchina, all'inizio ma le frecce, il freno a mano, la prima, la frizione, molli la frizione, si spegne la macchina, poi c'è un disastro, no? Poi piano piano impari e poi alla fine non ci pensi più a mettere la prima, la seconda, cioè viene tutto in automatico. Così se praticando bene il metodo semplice della coscienza di Krishna, all'inizio è molto difficile, ma poi diventa semplice, meraviglioso, divertente. La coscienza di Krishna è divertentissima, perché ti fai delle risate a vedere come Maya sta confondendo milioni e miliardi di persone per un pugno di mosche, perché alla fine non rimane nemmeno un pugno di mosche, perché apri la mano, non ci sono più neanche le mosche dentro. Anzi, non c'è più neanche la mano, rimani senza niente. E tutti che corrono per rimanere senza niente. E quando vedi, e quando Krishna ti dà questa visione, ti fa sorridere, poi sorridi solo un po', perché poi invece senti l'urgenza di aiutare chiunque incontri a liberarsi da queste illusioni. Però ecco, è divertentissima la coscienza di Krishna, perché entri in contatto con le anime liberate, e le anime liberate stanno da Dio, anche se sono ancora nel mondo materiale. E la loro associazione è fonte di costante ispirazione e un senso di felicità e di beatitudine. Difficilmente spiegabile a chi non lo sta sperimentando.
Va bene, quindi usiamo bene questi mantra, questi sensi, e allora un passo alla volta si arriva ovunque, si arriva alla meta. Va bene, altre domande su questo, su tutto quello che abbiamo detto fin qui? Dubbi, perplessità, paure? Hare Krishna Prabhu, omaggi. Hare Krishna, Paolo. Allora, io stavo ragionando su questo fatto che effettivamente noi fino all'incontro con il maestro spirituale dormivamo e probabilmente, perlomeno parlando per me, sto ancora a letto, insomma, ancora a capire. Che voglio alzarmi, insomma, questo è quello che vivo anche, diciamo, la mattina, no? Quando c'è la sveglia, c'è quella sensazione in cui dici, ah, non mi alzo, non mi alzo, però sto comoda, quasi quasi, questa lotta che si traduce poi in realtà nella situazione costante del volersi abbandonare, ma di sentire questo freno a mano tirato, quindi di stare in questa fase in cui magari ti sei alzato, però sei ancora frastornato e non sai bene come fare, non sei abbastanza sveglio per fare, per esempio, applicare tutte le cose che ci sono da applicare. E quindi, La domanda qual è? il tempo, quanto una persona può essere, diciamo, concedersi del tempo, per poter mettere in pratica le istruzioni senza, ecco, andare in un ozio eccessivo, questo equilibrio, come creare questo equilibrio. Il tempo è relativo all'obiettivo che ti sei prefissa, che ci siamo prefissi. Più la meta è elevata e più il tempo è poco. Allora, se hai poco, siccome la meta, se fosse per noi, la meta era gratificarsi i sensi dalla mattina alla sera e buonanotte al secchio. Però per fortuna abbiamo incontrato il maestro spirituale che ci ha presentato la coscienza di Krishna, ci ha aperto la visione della coscienza di Krishna, automaticamente la meta diventa molto elevata perché è tornare da Krishna, ma per tornare da Krishna prima ti devi liberare dal condizionamento materiale, va bene? Quindi i passi da fare sono arrivare alla liberazione dal condizionamento materiale per arrivare un giorno all'amore per Krishna e poter tornare da Krishna. La meta è elevatissima. Se stiamo ascoltando, vuol dire che all'1% o al 99%, in percentuali diverse, ci siamo posti questa meta, se no eravamo a fare altrove qualcos'altro. Allora, come usare il tempo? Più sei cosciente dell'importanza della meta che hai da raggiungere, e più il tempo a disposizione è poco. Perché abbiamo 10, 20, 30 anni, 40 anni, no? Per qualcuno forse 50, ma per qualcun altro 60, ma quanti sono questi 60 anni? Wow, è pochissimo, adesso, no? È niente, 60 anni, sono 18.000 giorni. E quindi lo usi tutto questo tempo, non ti puoi permettere distrazioni, perché altrimenti attraverso gli shastra vieni a sapere che se non raggiungi la meta, il destino è segnato, cioè c'è la rinascita. Rinascita cosa significa? Ritrovarsi nel grembo di una madre, se ti va bene con la forma umana, ma
Alle volte non va proprio bene e ci sono esempi anche negli Shastra di questo. Allora, per avere invece per chi si prende intossicanti, per chi se ne strafrega della realizzazione spirituale, ma lui ha tutto il tempo del mondo solo per gratificarsi i sensi e neanche un minuto la realizzazione spirituale, anzi appena gliene parli ti dice ma lasciami in pace, no? Giusto? Perché lo distrai dal suo obiettivo che è quello di gratificarsi i sensi. Allora, come gestire bene il tempo? Ascoltando dalle anime liberate. Perché noi siamo anime condizionate, ma ascoltando le anime liberate cominciamo ad avere degli obiettivi più elevati rispetto a quelli che ci eravamo messi prima, no? Che avevamo prima, giusto? Torna il ragionamento fin qua. Allora tu ascoltando le anime liberate cambi i tuoi obiettivi. Cambiando i tuoi obiettivi, modificando i tuoi obiettivi e elevandoli, il tempo che hai a disposizione, che prima pensavi fosse infinito, ti rendi conto che non è infinito per niente, ma che finisce. Noi abbiamo una bomba, come quando abbiamo visto i film, mi ricordo da bambino. E c'erano i che avevano messo una bomba a orologeria, tic tac, tic tac, e quello doveva riuscire a disinnescarla perché altrimenti scoppiava, no? E noi abbiamo nel cuore tic tac, tic tac, e questa prima o poi farà tuc, fra quanto tempo nemmeno lo sappiamo. Quindi, quando hai una meta molto elevata, il tempo che hai a disposizione è poco, anche se sono 18.000 giorni, è poco. E quindi lo usi nel migliore dei modi. Per fare un esempio pratico, e allora cosa trovi? Trovi dei modi, delle tecniche che ti permettono di non essere distratto dall'illusione. Quando metto la sveglia al mattino, non ne metto una, se ne mettessi una sola, non credo che sarei in grado. Perché tu la spegni, poi mentre la spegni, non sei cosciente alle volte di spegnerla. Magari stai sognando, fai così, poi ritorni nel sonno, buonanotte. Allora ne metto 5 o 6 e prima o poi ti svegli, d'accordo? Allora, e quanto tempo hai a disposizione? Dipende. Se hai una meta molto ambita per raggiungere entro la serata la perfezione nella coscienza di Krishna, un perfezionamento della tua coscienza di Krishna, sai che svegliarti presto al mattino e dare importanza al canto del mantra è la cosa più importante della giornata. Quindi sai anche di essere stanco, essere stanca, e allora escogiti dei modi attraverso i quali la prima sveglia non la senti, la seconda nemmeno, ma la terza poi ti svegli. Ma la vera sveglia non è la tecnica in sé, la vera sveglia è essere coscienti dell'importanza di svegliarsi presto al mattino, prima del sorgere del sole, e seguire le istruzioni del maestro. Quella è la vera sveglia e quella è il Buddhi Yoga, è l'intelligenza che ti dà Krishna nel cuore. Se segui le istruzioni di un maestro spirituale, perché il maestro spirituale è collegato col Paramatma, quindi il Paramatma ha visto la sera prima che tu sei stata seria nel seguire le istruzioni del maestro spirituale e il mattino dopo ti dà l'intelligenza per capire che ti devi svegliare e poi ti dà l'intelligenza per capire che devi cantare il mantra con concentrazione, non con distrazione. E poi ti dà l'intelligenza per alle 7:35 c'è la lezione di Srimad Bhagavatam. E allora la metti la lezione di Srimad Bhagavatam, anche se stai preparando la colazione ai bambini. Poi certe cose magari ti sfuggono, le riascolti dopo, ma la metti perché sai che nella lezione di Srimad Bhagavatam avrai delle motivazioni in più per comprendere l'illusione di questo mondo. Eccetera, eccetera. Va bene, quindi. Come gestire il tempo? Come ho detto prima, quando un'anima liberata non ha più niente di suo,
Le sue 24 ore sono le 24 ore di Krishna. E per l'anima condizionata questa è un'allucinazione. Dici, ma come? L'unica cosa che possiedo sono le mie 24 ore. Ma non è vero che tu le possiedi, tu pensi di possederle, ma un'ora la regali al pacchetto di sigarette, un'ora la regali alla bottiglia di vino, 2 ore la regali, 3 a Facebook, 4, 6 ore la regali a un datore di lavoro che ti fa guadagnare, sembra che ti fa guadagnare, ma poi tutti i soldi te li perdi fra gratta e vinci, amari e compagnia bella. No, adesso la metto cruda per far capire la differenza che c'è, che noi pensiamo di possedere queste 24 ore, invece siamo posseduti dalle 24 ore. Quindi seguire la coscienza di Krishna vuol dire liberarsi da questo possedimento di Maya nei nostri confronti e realizziamo che non è niente nostro, perché il tempo non è nostro. È nostro il tempo, sono già le 19:54, qui dobbiamo concludere e non possiamo andare fino a chissà dove, no? Abbiamo dei limiti di tempo, però dobbiamo imparare a usarlo bene, ma prima bisogna capire perché. Allora, se uno è vittima del condizionamento materiale, pensa di possedere qualcosa, dice no, è un mio diritto, un mio proprio privilegio, io è mio. Vabbè, allora continua a pensare così, ne riparliamo fra un po'. Ne riparliamo quando ti arriva la mazzata in testa sotto forma di Maya a 1000 mazze con le quali prende a bastonate le anime condizionate, ma anche 1000 miliardi di mazze, e allora uno poi dopo china la testa e dice è vero, sono stato preso in giro da Maya e pensavo di possedere il tempo, invece è il tempo che mi possiede. A quel punto, come dice Bhaktivinoda Thakur, manasi geha geho, manasa geha geho, la mia mente la offro a te, la mia casa la offro a te, il mio corpo lo offro a te, perché tu sei il vero proprietario, perché questa è la realtà dei fatti, noi non siamo proprietari di niente, neanche del corpo che abbiamo, invece tutto appartiene a Krishna e noi siamo parte di Krishna. Quindi ritroviamo in questa coscienza di Krishna, ritroviamo noi stessi, ritroviamo la nostra vera identità di particelle del Signore Supremo. Quindi la parte serve il tutto e servendo il tutto raggiunge il massimo della sua soddisfazione. Quindi ti alzi al mattino e Jai Hari Bol, sei in estasi perché stai andando a cantare Hare Krishna e Krishna danza su ti danza dentro, capito? E allora sei in estasi dalla mattina alla sera. Altrimenti pensi di possedere il tempo, suona la sveglia, dici no, boom, ti risvegli alle 7:20 e ti sei persa il bello della festa. È troppo tardi per lamentarsi, perché poi devi preparare la colazione, i bambini, e la mente va per la sua strada, perché tu non l'hai offerta a Krishna con il canto dei mantra, non l'hai offerta in sacrificio a Krishna, e quindi è una mente condizionata che ti dice fuma qua, mangia là, vai su, vai giù, sei nelle mie mani. E una bella giornata proprio, all'insegna del divertimento. Allora il tempo, quando diventiamo coscienti di Krishna, impariamo a gestirlo bene, nel migliore dei modi. E Krishna ci dice, guarda che sono le 19:58 e adesso nel tempio bisogna andare a cantare almeno Nrisinga Pranama per ringraziare le divinità che ci danno questa possibilità del darshan, e ringraziare Prabhupada che se abbiamo capito qualcosa, ma proprio poco,
ancora della coscienza di Krishna è grazie alla sua misericordia incondizionata. E allora con questo senso di gratitudine cantiamo Hare Krishna, diciamo Jagannath Baladeva Subhadra Ji Ki Jai, Shri Shri Nitai Gaurachandra Ki Jai, Shiva Prabhupada, illuminatemi, datemi un po' della vostra bontà, un pochettino della vostra misericordia, così domattina mi alzo. Allora, che mi hanno detto di alzarmi. Tutti gli acharya, tutti gli acharya dicono che bisogna alzarsi presto. Da Brahma a tutti. Va bene? Tutti contenti? Fate un sorriso. Arrivo. Beh, Jai, allora andiamo per il... Vi saluto, Srila Prabhupada Ki Jai, vado di corsa al Tempio, che così cantiamo nel Shinga Pranama. Haribo! Grazie per la lezione. Haribo. Grazie a voi della presenza. Jai Domenico! Haribo! Allora ci vediamo presto e grazie anche a tutti gli amici. Jai Matteo! Haribo! Tutta la famiglia completa, Ananda, e grazie a tutti anche gli amici che ci hanno seguito via Facebook. Adesso andiamo nel tempio. Haribol.